Che uno dice faccio il designer che mi viene a raccontare i modelli di business, che palle, sì. È una rottura di scatole pensare in termini economici, ma anche un progetto dell'associazione di quartiere dovrebbe avere un modello di business. Modello di business significa ricercare lo schema economico che fa funzionare la baracca, quindi significa anche per progetti non profit, ricercare una formula per la sostenibilità. Significa in generale costruire il sistema di relazioni che permettono di scambiare e generare valore. In generale andiamo a vedere cosa sono lo schema di pattern, quindi i tipi di modelli, che tante volte prima di creare qualcosa di nuovo ha senso riutilizzare qualcosa che già c'è, quindi è una buona pratica e vediamo come farlo. E poi uno spunto per come farsi costruirsi un modello. Poi, definizione. Modello di business descrive la logica in base alla quale un'organizzazione crea, distribuisce, acquisisce valore. Questa è la formula più stretta e compatta per definire questa cosa qui. Quindi la rileggo pari pari. È una definizione che spiega cos'è un modello di business. La cosa interessante è che si può fare un'astrazione anche qui e capire che tutti noi abbiamo un modello economico e soprattutto ci comportiamo in nostra piccolissima scala come si comporta un'entità economica, come un'azienda. Acquistiamo risorse, acquistiamo conoscenze, prodotti e altre volte invece spendiamo o vendiamo a nostra volta le competenze, quindi scambiamo nella società per normalmente un controvalore. Questo è comportarsi come già fa un'azienda che acquista magari conoscenza per vendere un prodotto, oppure genera la propria conoscenza e vende quella. Quindi nella nostra piccola esistenza anche noi siamo degli esseri che hanno un modello di business. È stato dimostrato scientificamente che per un'azienda, un'entità, un'organizzazione in generale, innovare il proprio modello rispetto al prodotto ha un'efficacia almeno del 6%. Questo significa che in epoche di cambiamenti così travolgenti può avere molto più senso, e così è infatti per molte aziende, ripensare al che cosa fa e dove guadagna rispetto al pensare a fare nuovi prodotti. Questa è una strategia, è un approccio che per le cose già esistenti è solitamente il primo da prendere in considerazione quando ci sono dei fattori che arrivano e distruggono o ribaltano completamente l'ordine dei fattori dentro il tuo mercato, dentro la sfera di relazioni nelle quali ti muovi e si muove il tuo modello. Un caso molto interessante di dimostrazione di come sbagliare o non pensare di innovare il proprio modello a volte comporti il fallimento. Questo anche quando parlo di organizzazioni dico anche persone, quindi come già detto noi siamo rappresentabili per un sistema di relazioni, di scambio e di acquisto di risorse, competenze, oggetti dentro la società, nel nostro ecosistema. E siccome si fa tanto parlare di personal branding, di come ci si vende, si comunica agli altri cosa si fa, che cosa si è per gli altri, che cosa si fa, dove si vuole andare, le grandi domande epocali, perché fai una cosa, sono riconducibili a un pensiero che in termini economici è legato al modello di business, quindi al come io mi relaziono con gli altri, cosa scambio, dove produco o acquisisco valore e non pensare anche a noi stessi come in questi termini, quindi sono in una fase stagnante della mia vita, della mia carriera, della mia professione, della mia esistenza in generale. E la risposta è come faccio in modo nuovo quello che già faccio rischiando di sbagliare o ripenso come mettere in discussione le mie competenze, le mie capacità per pensare a un sistema di relazioni nuovo, magari ovviamente partendo da quello che conosco, so già fare. Così come un progettista, un architetto, designer che a un certo punto scopre che invece che fare progetti fa un progetto per chi fa progetti. Questo è il mio caso, quindi è stato un cambio di modello,
di visione di quello che facevo, e il risultato poi alla fine è un cambio di paradigma rispetto a quello che facevo. Andiamo al caso. 1972 si deposita il primo brevetto per la fotocamera digitale. Texas Instruments fa questa cosa. Poco dopo, 1975, arriva la prima fotocamera, quindi l'oggetto. Un ingegnere della Kodak nel suo tempo libero produce e realizza questo modello. L'azienda lo adotta e dice perché? Perché? Quindi dice perché abbiamo sviluppato una tecnologia di questo tipo se non c'è ancora una domanda, quindi tienilo lì. Questo ingegnere ha sviluppato un progetto rivoluzionario a partire da un'idea e un'intuizione già depositata da un'altra azienda, ma l'azienda per la quale lavorava ha detto no, ma guarda, non ci interessa, grazie, complimenti, però mettilo lì. Il passo successivo poi, 75, 13 anni dopo, che per la tecnologia è un tempo enorme, 13 anni dopo arriva il primo modello, che però non era tra l'altro neanche della Kodak, ma di un'altra azienda ancora. Quindi ci vuole del tempo per far sedimentare la consapevolezza che un cambio totale di paradigma tecnologico, quando comunque il tema è fare fotografie, possa passare, possa prendere piede. Solo negli anni 90 l'azienda di quell'ingegnere che ha assemblato il primo prototipo inizia a credere che sia materia interessante, e quindi fonda anche questa partnership con Microsoft, appunto perché una aveva tecnologia, l'altra aveva il progetto. In quegli anni lì la visione che Kodak aveva era che la previsione che questo sarebbe stato l'andamento del mercato. 2009, 5% sarebbe stato digitale, 95% sarebbe rimasto analogico, parlando di fotografia. Quindi sbagliare a vedere cosa succederà e a non immaginare che il proprio modello cambi totalmente, uno perché vuoi anche credere che rimarrà così. Tu hai imparato a fare qualcosa, le macchine fotografiche, le carte per stampare, le pellicole, il business di Kodak era ovviamente spostato sul produrre carta, pellicole, non sulla fotocamera in sé. La Kodak ha fatto fotocamere digitali, è diventata una delle prime aziende a fare fotocamere digitali, ma a un certo punto, e credendoci anche poco, quindi ha fatto timidamente, non ha spinto, anche perché il difetto, il problema di chi fa una cosa totalmente nuova, in inglese si dice disruptive, quindi cambia totalmente il modo con cui si faceva quella cosa, come passare dalla fotografia analogica a quella digitale, ha un doppio costo. Il primo costo è quello ovviamente di sviluppare questa tecnologia. Il secondo costo, che difficilmente le persone immaginano e che spesso le aziende non programmano, è quello di insegnare alle persone ad adottare la tua tecnologia, perché è troppo nuovo, è troppo diverso quello che stai proponendo, e quindi un grande costo è quello per l'educazione dei tuoi clienti, del tuo pubblico, comunque del tuo audience. Questa difficoltà, questa piccola... No, Caravaggio no. Questo piccolo errore di visione ha portato poi al fallimento di un colosso come Kodak, che era un'azienda enorme. Quindi sbagliare significa non capire che le cose possono cambiare, non annusare i germi del cambiamento e soprattutto non accettare che questo possa e debba rivoluzionare anche il modo in cui tu fai quello che già stai facendo. Il tema applicato al mondo anche delle start-up, delle piccole aziende, delle piccole realtà che fanno cose, è spesso legato a un confronto impari. Se pensiamo al come e a quanto Kodak aveva e poteva avere i mezzi per capire, prevedere il cambiamento del mercato, ce li aveva tutti, non ce l'avevano invece le piccole start-up, i piccoli, piccolissimi micro imprenditori, gli aspiranti imprenditori, che soprattutto spesso non hanno la capacità di poter progettare un cambiamento o semplicemente progettare il proprio modello. Quello che ha contraddistinto l'approccio delle start-up dall'approccio della vecchia corporation, la vecchia azienda
tradizionale è anche la condivisione, l'accesso a una conoscenza e strategie di sviluppo del business che prima non c'erano, dalla lean alla quindi capacità di mettere in ciclo velocemente le novità, testarle, ascoltare gli utenti e migliorarle, al strumenti organizzativi, gestionali, anche semplicemente burocratici di organizzazione di un progetto dal basso. Ora questi strumenti ci sono ed è possibile combattere una battaglia alla Davide Golia. Piccole start-up, piccole idee, piccolissimi imprenditori o aspiranti tali che diventano tali perché il loro progetto esplode, hanno adesso a disposizione gli strumenti per giocare allo stesso sport delle grandi aziende. Gli strumenti, uno degli strumenti, quello teorico, più usato, più condiviso, poi immagino che ne abbiate già parlato magari con Massimo parlando di altre cose, potrebbe essere e il tema del business model canvas, quindi dello sviluppo di una visualizzazione grafica che può essere fatto in formula di quasi di gioco per capire il progetto che avete, che può essere un prodotto, può essere una piattaforma, uno strumento, un sito, può essere un progetto per un'associazione, è un progetto che ha le sue dinamiche economiche e che si muove rispetto a un'organizzazione che è stata strutturata e visualizzata in questo modo. Questo lo vedete tra l'altro applicato al personal business modeling, quindi uno schema che mi permette di visualizzare quali sono le relazioni che devo costruire, quali sono i rapporti con le persone che ho, quali sono i modi per costruire sistemi di relazione che si, scusate, che si condensano poi in un sistema di costi e di ricavi, perché tutte le attività e le relazioni che avete, che costruite, vanno messe qua dentro, perché alla fine questo mi spiega dove devo tirar fuori i soldi e da dove li posso guadagnare. Molto semplicemente. Questi sono i 9 elementi che io devo comprendere quando voglio creare un progetto e voglio analizzarlo in termini di modello di business, anche perché il primo momento in cui andrete a cercare denaro, che sia una banca, che sia un investitore tradizionale, che sia un fondo perché avete un'idea che cambierà il mondo e quindi avete bisogno di tantissimi soldi, comunque sia, andare alla ricerca di denaro significa avere ben chiaro e poter riuscire a comunicare a chi vi dovrebbe dare i soldi e chi dovrebbe credere in voi qual è il vostro modello di business. Quando uno vi chiederà qual è il vostro modello, dovete sapergli rispondere dicendo: io faccio soldi facendo questa cosa in questo modo. Però per avere una definizione molto chiara e semplice di quello che fate, perché spesso questo è anche un problema di comunicazione poi, bisogna partire da il capire chi sono questi 9 elementi. Li vediamo in velocissima sequenza che poi andiamo altro. Ovviamente le persone a cui vi rivolgete e l'attività che svolgono, dovete capire in tutto un sistema di attività che si chiama anche analisi profilazione del mercato, quindi come poter raggruppare i vostri interlocutori, capire quelle che in inglese sono definite personas, cioè profili di persone, non solo profili di consumatori, che abitudini hanno, come si comportano, come la pensano rispetto a, quindi un'analisi approfondita di chi sono le persone a cui vi rivolgete. Capire cosa state offrendo, capire qual è la cosa per cui sono disposti a pagare. La domanda che molti non si fanno, immagino, parto sempre, siccome siete tanti designer, queste cose le fanno i miei studenti a NABA di design, secondo anno fanno un progetto, sviluppano un progetto, la domanda a cui chiedo di rispondere è: uno, vabbè, perché fai quello che fai? Due, qual è il valore che dovrebbe percepire una persona nel momento in cui vuole comprare questo prodotto che hai pensato? Perché dovrebbe prendere questo e non un altro? Qual è la cosa che gli stai offrendo? Ce l'hai solo tu o ce l'hanno anche altri? Quindi un tema di riconoscibilità della propria offerta, che ovviamente, parlando di valore, poi può essere totalmente immateriale. L'esempio grafico è sulla pop art, il valore intrinseco della pop art è totalmente immateriale, non è in quantità di ore
buttate a dipingere su una parete. Questa è una stampa, una serigrafia, ci metto molto poco a farla, a riprodurla. È un valore concettuale, immateriale, però è un valore enorme. Andate da Sotheby's a chiederlo. Quindi sono tante le cose, i valori, gli aspetti immateriali su cui pensare. Tema di canalizzazione, quindi capire come mi relaziono, quali sono i mezzi attraverso cui parlo alle persone, porto il prodotto, lo distribuisco. Le relazioni che voglio costruire, perché ci sono modelli di business costruiti sulle relazioni. Il prodotto magari non è la parte sulla quale io vado a focalizzarmi. Un esempio chiaro è chi fa consulenze in ambito Linux. Non guadagnano perché vendono il software Linux, che è open source, è gratuito, è free, lo puoi scaricare da internet. Guadagnano perché offrono una consulenza a chi vuole installare un sistema Linux. Guadagnano sul canale di relazione col cliente, quindi il sistema di relazione è l'offerta di consulenza e guadagno dalla relazione e non dal prodotto in sé. Questo è un paradigma molto interessante da pensare anche sul prodotto in sé, che senza il servizio diventa sempre meno significativo. Quindi il tema di capire, di comprendere qual è il modello dietro il quale vado a offrire valore e dietro il quale vado a percepire un valore. Scusate, un guadagno. Questo esempio che è fondamentale per spiegare il business di Amazon. Amazon è un caso di co-creazione del valore del prodotto, perché nel momento in cui offro a te che non conosci quella lampada, non conosci quel videoregistratore, quella scheda di memoria che vuoi acquistare, non vai magari a leggere le caratteristiche tecniche del prodotto perché non ne capisci nulla, vai a leggere i commenti delle persone che spesso raccontano di come hanno risolto un problema attraverso quel prodotto. Quindi questo è un sistema di creazione del valore del prodotto che non ha niente a che fare col prodotto in sé. Il sistema dei ricavi, ovviamente, è come guadagni soldi da chi e come. I modelli di prezzo, i modelli con i quali vado a comprendere come guadagnare i soldi da un oggetto, da un prodotto, da un servizio, sono tanti. Il sistema con cui io chiedo i soldi alle persone a volte diventa fondamentale, perché se ti chiedessi di pagare per fare una certa cosa, probabilmente tu non pagheresti tanto in una volta sola. Ma se io ti chiedo di pagare poco per accedere a questo servizio, solo quando vi accedi magari ti inizio a far usare il mio servizio. Il tema di tutto quello che è accesso versus possesso, il paradigma di Spotify, del accedere alla musica e non possederla. Quindi io pago un abbonamento per accedere a un potenziale di prodotto infinito, piuttosto che farti pagare ogni canzone che scegli di scaricare, ascoltare e possedere. È vero, smetto di pagare Spotify, non ho più per me quella roba, quindi devo continuare a pagare il servizio di abbonamento, però se pago il servizio di abbonamento ho molto di più. Quindi il come uno stesso prodotto, la musica digitale, ha scoperto che con un modello di business diverso, quindi basato per esempio appunto sull'accesso e non sul possesso, diventa possibile cambiare, distruggere totalmente un mercato anche. Quali sono le risorse con cui vado a produrre quello che produco, e quindi devo immaginare molto bene, perché questo va a condensarsi in un sistema di costi, quali sono le cose che mi servono per produrre quel valore che ho immaginato di dover offrire alle persone. Quindi quali sono tutte le cose. Questo è un aspetto di programmazione economica sul quale si sbaglia sempre. Ma quanto mi costerà fare quell'oggetto? Quanto mi costerà fare quel progetto, fare quell'evento? Sbagliare il budget è la cosa più frequente. Uno, perché si è ottimisti, è anche una buona cosa, però solitamente è molto sbagliato in economia. Due, perché faccio questo qui è un momento che non si affronta, ed è invece il momento in cui vado a capire come non sbagliare o come non mancare neanche un pezzo della mia filiera, perché non solo un tema di sbagliare o azzeccare la programmazione economica, è anche un tema di comprendere se ho coinvolto tutti, se tutti quelli che servono per fare quella cosa sono stati
avvisati o devo riuscire a coinvolgerli. Accorgersi a un certo punto che vuoi fare un evento dove dai da mangiare e da bere e non hai coinvolto il comune perché ti dia il permesso per farlo, è un errore strategico che non implica denaro, ma il non fare quella cosa. Quindi pensare a cosa mi serve per fare qualcosa è molto banale, ma è un passaggio formale che in questo modo di fare un progetto siete obbligati a dover pensare, quindi è una buona cosa. E poi ovviamente quali sono le attività necessarie per portare alle persone quel valore che siete riusciti a creare. Chi sono i partner? I partner sono... detto in maniera cruda e facendo solo un esempio particolare, è qualcuno che vi può aiutare a non spendere denaro, perché se io devo tenere un obiettivo che può essere produrre un evento, può essere produrre qualcosa e ottengo l'aiuto da parte di chi ha interesse che quella stessa cosa venga fatta, allora posso chiedere un aiuto e spesso significa poter fare le cose quasi a costo zero. È l'idea del modello di uno schema, di modello di business legato all'advertising, per esempio, alla pubblicità. Io creo una cosa totalmente gratuita come l'alimento, questo è un business web ovviamente molto conosciuto, con della pubblicità. Il contenuto, l'accesso al contenuto è gratuito, chi lo paga è un altro che ha interesse che si sia sviluppato quel contenuto, tema della partnership. Tutto questo ovviamente serve per calcolare il sistema dei costi. Il modo per rappresentare un business model può essere infinito, l'importante è che tutti questi 9 aspetti, poi troverete su internet una quantità infinita di materiale, riuscite anche a trovare spesso degli schemi che raccontano come funziona il business model di una tale azienda o di un tale prodotto. Ci sono delle piattaforme come Quora, per esempio, dove potete fare una domanda e troverete gli esperti che rispondono, o troverete già tante risposte date. È un posto dove vai a cercare, ma qual è il modello di business della IBM o della Coca-Cola? E c'è qualcuno che quasi sicuramente ve lo avrà già raccontato e scoprite cose molto interessanti, che magari l'azienda non guadagna dal vendere il prodotto, ma per esempio offrirci consulenza sopra. Quindi capire quali sono i meccanismi di generazione del valore, che a volte non sono semplicemente legati al prodotto in sé. E questo è per esempio il business model di questo sistema Esperienza Integrada, che è un modello di relazionale per fornire consulenze. Loro hanno trovato anche un modo creativo in sé per rappresentarlo. Queste sono attività che è bene fare in gruppo se si è un gruppo di persone, quindi mettersi davanti al canvas, che è questo schema grafico che potete trovare gratis su internet. Lo trovate gratis, lo scaricate, ve lo stampate, ve lo attaccate al muro, vi mettete quei post-it, anche perché sono molto facili da muovere, fai prima che scrivi col pennarello, a elencare tutte le attività, le persone, le risorse che vi servono per fare quello che dovete fare. Che si tratti di un prodotto, di un progetto, che si tratti di qualsiasi tipo di attività, potete astrarla dentro questo modello. Ed è utile perché vi aiuta a non dimenticare nessun pezzo. Quindi conviene provare a giocarci. La St. Gallen University ha schematizzato i 350 modelli di business di aziende e prodotti e ha scoperto che ci sono dei pattern, cioè dei sistemi, degli schemi riproducibili. Sono di varia natura e sono assimilabili a quello che in urbanistica viene definito il pattern di una città. Se voi vedete una città su una mappa, scoprirete delle regole sistemiche, cioè il come la città è organizzata. Ci sono delle regole piuttosto che delle non regole di differenza tra New York e Roma, mi sembrano abbastanza evidenti. Questo tipo di astrazione è importante riuscirla a fare per qualsiasi cosa. Oggi parlavamo per esempio dei sistemi di conoscenza o dei sistemi di soluzione dei problemi dentro delle discipline che si possono tradurre in altre discipline. Ogni tanto sbagliatevi, entrate in biblioteca, biblioteca pubblica non spendete niente, e pescate un libro quasi a caso dentro un settore con una disciplina che non è la vostra. Siete designer, ok, andate a pescare dentro economia. Siete economisti, andate a pescare dentro libri tecnici o manuali di ingegneria.
E oltre a quello che non capirete, scoprirete però che ci sono dei metodi di pensare dentro le altre discipline che potrebbero essere presi e replicati come schemi di pensiero dentro la vostra. Questo è un esercizio fenomenale. Così come nel riconoscere il modello di business di Spotify, se io che sono designer vado a pensare a questo come sistema di accesso ai progetti invece che acquisto di prodotti, l'ho fatto al volo questo esempio, però pensando in questo modo potete generare un potenziale di casistiche applicate a ambiti più disparati. E alla fine questo modo di pensare, oltre al fatto che tutta la società nostra evoluta, la chiamiamo evoluta occidentale, ma si sposta sempre di più dalla generazione di valore di produzione a quello di servizio, produzione di servizio e di cultura, siccome questo dobbiamo fare, anche il mestiere di chi fa i prodotti alla fine subisce lo stesso ricatto, e quindi anche il designer non deve più pensare solo a come si fa il prodotto, ma cos'è l'esperienza delle persone, quindi che quello che può pensare e può riuscire a progettare non è solo il prodotto, ma deve essere l'esperienza della persona. Magari l'esperienza si declina a partire da un'idea di prodotto che avevate in un sistema che fa funzionare meglio prodotti già esistenti. Uno, perché abbiamo già detto, produrre cose nuove che non portano niente di nuovo a volte è inutile. Quindi ripescare ciò che esiste in modo nuovo, rimetterlo in circolo, magari con un sistema di relazioni che diventa una piattaforma web piuttosto che altro sistema di relazioni, vi ha fatto creare un processo. Diventate sempre di più designer di servizi piuttosto che di prodotti. Non a caso anche l'ADI stessa ha creato da poco l'ambito service design, quindi è una cosa emergente proprio perché il mestiere di fare prodotti si sposta sempre di più verso il dover inventare sistemi di relazione. Così come un esempio di urbanistica può raccontare cosa significa comprendere i pattern, cioè i modelli relazionali che ci sono dentro i business plan. I business model, scusate, sono tanti su questa parte, adesso vado veloce perché si riconducono a settori anche che c'entrano poco con voi. Un modello però importante è che rivedremo anche dopo, è quello del sistema delle nicchie. Tutti i mercati si spostano sempre di più verso un mercato fatto, il tema è delle code lunghe, massa di mercati invece del mercato di massa, quindi una quantità di nicchie affiancate, parallele, alle quali rivolgersi, che implica il tema della customizzazione di massa. Il consumatore è sempre più esigente, le persone sono sempre più esigenti in generale, e quindi devo andare a pensare a come soddisfare delle caratteristiche individuali e delle domande molto molto limitate, molto chiuse dentro il recinto della personalità di una persona, non di tante persone. Come faccio a fare prodotti di massa che vanno bene per tante persone diverse? Quasi impossibile, quindi devo pensare a una massa di prodotti che fa questa cosa. Anche questo è un cambio di paradigma fondamentale legato a tutti quei fattori che abbiamo elencato prima. Quindi lavorare per le code lunghe, quindi per prodotti adattabili e customizzabili. Chi ha pensato a questo, ovviamente in anticipo rispetto ai tempi, è stato uno come eBay, che ha fatto il marketplace per le code lunghe, quindi un posto dove chiunque potesse vendere qualsiasi cosa. Non è un mercato in cui si vende un prodotto dove è riconoscibile che cosa vendo, ma riconosco eBay perché è il posto dove trovo tutto. Un altro modello interessante, Apple, che inizia a vendere un device attraverso la distribuzione del contenuto di quel device. Parte strategica è stato appiccicare l'iTunes Store, affiancare iTunes Store all'iPod. Non avrebbero venduto un solo iPod se non avessero creato un posto in cui c'era questo prodotto digitale liquido che non sapevo dove far stare perché se stava sul computer non me lo portavo in giro. Allora il Walkman era ancora efficiente. Se creo qualcosa di nuovo per abituare, insegnare le persone ad usarlo, o spendo tanto o creo un sistema che abiliti tutto questo. Quindi creo il bisogno della musica portatile in formato più smart, vorrebbero dire loro, e creo il device che risponde al bisogno di portarsi in giro questo nuovo formato.
il modello di business in questo stato, in questo caso è duplice, non vendo solo il device ma guadagno anche sul contenuto e uso il contenuto come cavallo di Troia sul pubblico del mio oggetto. Anche qui la letteratura e la rappresentazione sul tema code lunghe è infinito, vario, anche graficamente ci sono cose efficaci per capirlo e comprenderlo. Il tema delle piattaforme multilaterali, come dicevamo prima, chi fa incontrare, chi ha bisogni convergenti o due tipi di portatori di interesse che si scambiano vicendevolmente prodotti e servizi. Questo porta a quello che è stato definito il dilemma dell'uovo e la gallina nello sviluppo di questi progetti, quindi è nato prima l'uovo e la gallina. Nell'affrontare questo tipo di business il problema è: curo prima un tipo di utente oppure l'altro utente. Quando ho sviluppato un progetto che mette insieme due tipi di soggetti, il problema di solito, perché le risorse sono scarse, diciamocelo, è capire dove investire per primo. Quindi il ragionamento da fare per vincere su questo tipo di modelli è capire con chi avere a che fare per prima. I modelli free, cioè portare alle persone contenuto gratis ma a guadagnare facendo questa attività, che è un controsenso di per sé, ma non è un controsenso se nel mio modello economico ho capito che per sostenermi posso avere qualcuno, un partner che paga una pubblicità o un sistema di accesso al contenuto con servizi aggiuntivi, il contenuto base gratuito. Se vuoi qualcosa di più allora inizi a pagare. Quindi è il tema di dare un prodotto base perché le persone abbiano poi interesse a acquistare un prodotto premium. Questo è il modello freemium, fino a modelli in cui ti do o ti faccio provare qualcosa per poi creare in te questo bisogno, questo modello meno nobile di Skyamo. Una visione di prodotto o servizio che sia, o chiamiamoli meta qualsiasi. Io ti ho fatto la domanda perché non sopporto il meta, perché dietro meta si nasconde tutta la fuffa che di solito si produce quando non si è chiaro qual è la cosa che si è creata. Questo te lo dico perché sono andato in architettura e mi hanno rotto le scatole con queste robe. Quando parli di meta è perché non hai capito dove vai a parare, ed è una fuffologia che è meglio lasciare da parte, insomma, credo. L'approccio strategico, come si fa a creare innovazione, l'approccio strategico per creare innovazione? Allora, questo signore, che ovviamente fa una cosa abbastanza ridicola, però ha creato ovviamente il primo telefono senza handless che non devo tenere in mano, il primo auricolare integrato. È un metaprogetto di auricolare, se vogliamo pensarla così. Battuta a parte, il tema è: devo fare un prodotto, io sono o un designer o un'azienda, in questo momento a livello teorico non mi importa, devo scegliere cosa fare. Abbiamo visto che una strada potrebbe essere ripensare totalmente lo schema di valore che io produco, da chi prendo, da chi faccio, con chi faccio, e quindi cambiare il modello di business. Un altro approccio più lento, più tradizionale, fare innovazione incrementale, cioè prendere quello che ho e provare a migliorarlo. Questo approccio ovviamente è più lento, più faticoso, perché è anche l'approccio che ha portato lentamente al declino del nostro artigianato. L'azienda artigiana è quella che, al di là delle definizioni di scala, è quella che normalmente non ha una produzione di ricerca e sviluppo interna, ma ha semplicemente le attrezzature per fare una cosa. Così la faceva il nonno, così il padre, e loro vanno avanti migliorandosi. Mia famiglia di generazioni artigiani ha sempre fatto questo, ha preso una cosa e ha migliorato il prodotto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa di significativo, perché ha cambiato il modo di fare quello che si faceva. La citazione classica su questo tema è quando chiesero a Henry Ford come avrebbe dovuto fare, ascoltando i propri utenti, a fare un mezzo migliore. Utenti che utilizzavano il cavallo, beh, semplicemente dammi i cavalli più veloci. Lui invece ha fatto l'automobile, quindi ha risolto lo stesso tipo di bisogno con una strategia totalmente dirompente e nuova, innovativa, quella che si chiama innovazione radicale, quindi cambiare completamente il modo in cui si fa una cosa. O semplicemente potrebbe essere vista anche dal punto di vista del fare qualcosa che
implica una tecnologia esistente sotto gli occhi di tutti, in mano a tutti, ma utilizzarla in modo imprevedibile. Un esempio interessante, una stampante 3D da 600 euro, quelle di cui parlavamo anche prima, questo signore che è un cardiochirurgo ha pensato che poteva essere usata una di queste stampanti con la sua semplicità tecnologica, con tutti i centri di ricerca ne hanno, ne possono avere, quindi non è un problema di quanto costa questa tecnologia, ma il fatto che questo signore con queste, queste stampantine ha abbattuto, credo, del 30-40% la mortalità negli interventi a cuore aperto nella sua clinica. Capite che per la clinica, dentro un sistema di welfare a pagamento, come in America, uno che mi dice, beh, abbatto del 30-40% la mortalità su questi interventi, dal punto di vista dell'utente che deve subire l'intervento, magari cerca di andare a operarsi lì. E l'ha fatto con una stampante da 600 euro. Come ha fatto? Ha capito che il problema del cuore aperto, il chirurgo con i ferri in mano, stava nel il poco tempo a disposizione, nella poca capacità di vedere l'organo bene prima dell'intervento, quindi ha detto, bene, usiamo, usiamo un materiale che già abbiamo, come sono la diagnostica tridimensionale, la TAC, comunque in generale modelli tridimensionali, scansioni dell'organo che posso avere a disposizione. Un informatico gli ha fatto un programma molto semplice che affettava il modello, quindi creava poi il file macchina per poter stampare la riproduzione dell'organo. Producendo questo, la stampa del cuore esistente, sezionandolo nel modo giusto, ovviamente di interesse del chirurgo, dava un oggetto del valore di poche decine di dollari in mano al chirurgo giorni prima dell'intervento, che si studiava l'intervento. E in questo modo, molto semplice, con una tecnologia semplicissima a disposizione di tutti, ha creato un impatto per la clinica, comunque in generale, per chi si va a operare lì, non trascurabile. Con la stessa tecnologia basilare, stampante 3D modificata per stampare materiali biomateriali, sono riusciti a ricreare un orecchio funzionante, addirittura un orecchio che costa poche decine di dollari a prodursi, è stato installato in una persona che ha fatto la sperimentazione, e questa persona adesso sente frequenze anche che non sentiamo normalmente col nostro orecchio, quindi c'è anche tutto il tema di cyborg hacking sul corpo umano, interessante. L'architettura, come in questi giorni ad Amsterdam, questo qua è il link del progetto, vedreste, se andate, una casa costruita a moduli stampati in 3D. Semplicemente, questo è uno degli architetti del progetto DAS, hanno preso un container, questa struttura qua è un container semplicissimo, ha creato una stampante 3D con la stessa tecnologia di quelle economiche, quindi semplicemente l'ha messa su guide più lunghe ed è riuscito a stampare dei moduli, ovviamente con materiali particolari, ma sul sito trovate anche le immagini dei moduli, delle strutture a nido d'ape con le quali è riuscito a creare i solai, le parti strutturali della casa. Quindi se fino a poco tempo fa era una battuta pensare di stamparsi le case, comincia a essere qualcosa che dovrebbe far pensare e riflettere i costruttori. E ovviamente anche poi ai designer che pensano agli oggetti per le case, se le case sono stampate. Un esempio di un artigiano tradizionalissimo, riparava motociclette. Un amico con un problema di deambulazione, che dopo un incidente ha perso l'uso delle gambe, ha iniziato a pensare seriamente, ma semplicemente perché ha avuto il caso dell'amico vicino, quindi ha iniziato a pensare che relazionandosi con le persone in carrozzina c'è una differenza di percezione dell'altro, perché tu sei lì e io sono qui. Già un sentirsi sopra o sentirsi sotto è un elemento che influenza tremendamente quella esperienza di relazione di cui si parlava, l'esperienza dell'utente, l'esperienza di chi usa un prodotto, l'esperienza di chi vive una situazione. Un meccanico da motociclette, pensando a questa cosa, è arrivato a creare una carrozzina che risolve il problema. Non è una carrozzina,
deambulatore che però fa rimanere le persone che non possono usare le gambe alla stessa altezza praticamente degli altri. Con un controllo con le gambe, il movimento delle ginocchia e del posizionamento del carico lo fa girare senza anche lì avere le mani su due ruote per fare girare la carrozzina. Un meccanico da motociclette ha attivato un pensiero di innovazione legato ancora una volta all'esperienza delle persone, quindi non al prodotto carrozzina per chi non può camminare in sé. Come faccio a innovare la carrozzina? Quello che fanno le aziende è metterci materiali inutilmente tecnologici perché dicono che sono più leggeri di un chilo, creano, sì, risolvono un po' un problema quando devi caricare la carrozzina in macchina, ma non serve a nulla, non ha un impatto significativo su chi invece ci sta sulla carrozzina. Questo è stato un approccio di innovazione radicale. E fino ad arrivare al tema del quello che si definisce design driven innovation, quindi un'evoluzione di pensiero incrementale basata sia sull'uso della tecnologia e delle strategie, magari sviluppata attraverso la progettazione con le persone, e che invece si basa sull'uso innovativo, radicale di sistemi di relazione o di tecnologie. Quindi il tema della design driven innovation è legato a questo, pensare al design come a strategia, la strategia del come faccio a risolvere un problema, non come faccio a creare un prodotto. E questo è il motivo per cui in quasi tutti i settori si parla di design, ma in generale di approccio di design, non di, se chiedete a un ingegnere cos'è il design, per un ingegnere è tutto un sistema di attività inutili che qualcun altro fa nel dare un aspetto estetico migliore alla sua idea geniale. Questa è la percezione del design. Il design invece è una strategia organica di approccio e di pensiero alle cose e ai problemi. Anche qui un minuto solo di storia. Dal dover fare, dall'avere il bisogno di fare i prodotti, perché come dicevamo all'inizio della rivoluzione, la seconda rivoluzione industriale, c'era bisogno di fare le cose per tutti, al momento in cui poi questi beni sono già circolanti sul mercato, e il problema diventa fare prodotti di qualità migliore, diventa avere a che fare con un consumatore che diventa critico. Se poi qui mi evolvo ancora un pochino, alla fine del secolo scorso, il tema diventa sempre più concentrarsi sulle persone. Questa è stata la parabola del problemi legati al design se associati a un sistema di economia di mercato, quindi come il design si deve spostare dal fare oggetti perché mancano gli oggetti per risolvere un problema al come devo iniziare a pensare a quale sia la soddisfazione delle persone che usano magari un oggetto che esiste già, quindi un tema di esperienza. E sempre di più il design quindi diventa un sistema di processo, di approccio al processo, di sistema di servizio, quindi di design anche di servizio. Da quello che io definisco il design hardcore, questo feticismo nella forma ricercato a tutti i costi, che poi alla fine sono quintali di carta e di esercizi di stile che vengono prodotti nelle nostre scuole di design, a quello che è il design di significato. Cosa significa nei Google Glass? Significa non fare un prodotto che mi fa sembrare un po' un oggetto da film di fantascienza e darmi quell'immagine, ma anche quello. Uno dei valori più forti legati al Google Glass è la percezione di te stesso che indossi la tecnologia, che usi la tecnologia. Oltre, va bene, abbiamo visto tutti i video promo di Google Glass che mi fanno vedere com'è bello riprendere e fare i video delle mie esperienze sportive piuttosto che di famiglia da un punto di vista diverso, come è comodo inviare una mail senza le mani, però questo lo faccio già con l'auricolare e un telefono. Il tema abilitante, sconvolgente del Google Glass, percezione misurata dai sondaggi, è questo, cioè l'immagine che do nell'indossare la tecnologia. Quindi il tema diventa sempre di più progettare il significato di quello che creo e appunto del valore che crea un sistema di relazioni nuovi, un sistema di
relazione tra prodotti esistenti o semplicemente il modo con cui qualcosa di esistente lo porto agli altri. Gli occhiali non sono una cosa nuova, una telecamera indossabile non è una cosa nuova, un auricolare più efficiente non è una cosa nuova, ma il valore del dargli una dimensione estetica a tutto questo diventa la produzione di valore. Così come poi analisti del mondo dell'economia e delle aziende hanno iniziato a dire: guardate che fra un po' le aziende saranno delle entità molto liquide nella società che si distingueranno semplicemente per la capacità o meno di creare valore e cultura. Il progetto, faccio un esempio pratico, il progetto Arduino, dove ho schede elettroniche open source, ha creato la possibilità ai maker, agli elettronici anche della prima ora, di creare progetti interattivi che mi fanno sentire, uno, orgoglioso delle mie abilità, due, mi fanno percepire la possibilità di fare tecnologia, di fare una cosa che solo prima aziende che avevano certe capacità e possibilità, anche tecniche e tecnologiche, potevano fare. Un bambino in grado di creare un progetto interattivo, si sente dominatore della scienza. Io amo Arduino perché mi ha portato la capacità di sentire, provare questa sensazione, di sentirmi capace di. Arduino è un brand e continua a vendere le sue schede, che sono comunque open source. Io posso andare sul sito, scaricare il file e riprodurla. Ma alla fine per 25 euro preferisco comprarla da Arduino. Non solo perché non me la sto a fare, ma io con Arduino ci devo fare cose, quindi non voglio perdere tempo a produrmela, ma perché riconosco un valore culturale ad Arduino. Quindi divento sostenitore del progetto, divento sostenitore del cosa tu fai e del perché lo fai. Quindi un valore etico oltre che culturale. Lavorare sugli ecosistemi, come dicevamo, IBM, da produttore di personal computer a mega consulente di strategie sull'adozione di sistemi Linux. Questo è stato un cambio incredibile. Una multinazionale che era attrezzata per fare delle cose fisiche si mette a fare il mega consulente attraverso server, cloud computing, quindi hosting, ospitando le applicazioni delle aziende che migrano a un processo in cui il software non sta sui computer ma sta nella nuvola e usa il software Linux come base. Quindi IBM mi è necessario per capire come mettere insieme tutto il nuovo software che mi serve come azienda. Arduino stesso crea un ambiente dentro il quale gli altri vanno a creare ognuno crea i suoi progetti. Arduino ha creato una piattaforma con un software molto facile da utilizzare e da imparare, pensato soprattutto per nacque da Massimo Banzi con l'intento di creare una piattaforma di prototipazione per l'interaction design. Immaginate che questa scheda possa attaccare, che ne so, un sensore di movimento da un dollaro, collegamento al mio PC attraverso questo software molto semplice, attivo un video quando qualcuno passa attraverso una fotocellula. Serviva per fare interaction design all'inizio, poi è diventato qualcosa di molto più universale, molto facile da imparare ad utilizzare, adesso si inizia a usare anche nelle scuole di design. Quindi il tema del coding, dei bit che incontrano gli atomi, che diventa un territorio sempre più importante, l'internet delle cose. Il primo impatto internet delle cose è i miliardi che si possono risparmiare in tanti settori nel dare intelligenza agli oggetti. Pensate all'healthcare, al personal care, a tutto quello che riguarda l'automedicazione. Avere oggetti intelligenti in mano ad ogni anziano che invece che prendere la mattina, andare dal medico, rompere le scatole al medico perché c'ha un dolore nuovo, ha il medico che in remoto riesce a capire che cos'ha, se ha solo voglia di fare due chiacchiere la signora o se invece ha un bisogno concreto, un abbattimento dei costi della sanità pubblica enorme. Quindi da piccole applicazioni che sembrano non come dire epocali si ottengono invece un impatto clamoroso legato a piattaforme che abilitano questo. Arduino è un environment, un ambiente creato perché gli altri ci possano fare dentro altre cose. Intel con l'Arduino sviluppa una scheda che insieme alle Moto BMW va a creare una piattaforma mobile per gli sviluppatori di app che possono interagire con le moto. Le moto diventano oggetti intelligenti connessi. Rolls-Royce ha rivoluzionato il proprio servizio di assistenza ai clienti perché monitora via satellite le prestazioni dei motori
e quindi migliora l'efficienza dei motori, quindi crea un brand più solido, più affidabile. Quindi come queste tecnologie abbiano un impatto a livello di denaro clamoroso se applicato a business di scala, ma anche idee molto semplici che però hanno adesso la possibilità di essere fatte e realizzate con pochi soldi. Tema dell'apertura dell'open innovation, quindi l'abbiamo accennato, come interagisco con un ecosistema intorno a me crea molto più valore che tenere chiusa la ricerca. Pensate che adesso potete proporre un progetto di Lego, se il progetto è interessante, la Lego vi produrrà la scatola con quello specifico progettino. Ha creato una piattaforma di crowdsourcing sostanzialmente Lego. Ha fatto un business aperto che coinvolge direttamente gli utenti. I business model sull'open source sono infiniti, ce ne sono tantissimi, ne parlavamo di prima, poi accelero un po' su questa parte. Trovate su link di Wikipedia, se cercate business model for open source, trovate tutto questo e anche la spiegazione di ognuno dei modelli. È molto utile leggerli e capirle come funzionano per imparare a quel tema di transfer tecnologico tra ambienti diversi. Questo si applica al software, pensatelo sui prodotti fisici. Come anche i prodotti fisici diventano open. Piattaforma Arduino è un esempio pratico, ma adesso si può fare di tutto con l'open hardware, cioè modelli di commercializzazione basati su una tecnologia o su un prodotto che tutti possono prendere, fare, copiare. Questo è il paradigma anti epoca del segreto, in cui tutti brevettavano e nascondevano le proprie tecnologie. Come faccio a fare un business model per le cose fisiche che tutti possono replicare? Le strade sono tante. Posso avere un approccio di tipo design, posso avere un approccio in cui quindi il progetto diventa la cosa che condivido, tu ti fai il prodotto fisico e io guadagno nel condividerti il progetto, oppure posso pensare che il tema sia condividere il progetto ma guadagnare sul prodotto fisico. I modelli sono vari. Arduino rilascia gratuitamente in open source il modello, il progetto della scheda elettronica, ma poi si sostiene vendendotela già assemblata. I temi sono anche qui molteplici. Andiamo subito ai casi che sono più tangibili. Wikihouse, stiamo parlando di fare architettura in open source. Potrò andare su un sito, assemblare logicamente attraverso una piattaforma grafica presto un modulo abitazione, anche qui ordinare attraverso i partner associati il prodotto finito. Loro rilasciano e producono i progetti gratuitamente, quindi chi ha buona volontà può prendere e mettersi a segarsi i pezzetti e farsi un modulo abitativo, oppure semplicemente loro guadagnano una percentuale quando la maggior parte di noi pigri, o che facciamo altro semplicemente, acquisteremo i pezzi per farci la nostra casa. Ruolo anche qui dell'architetto, quale diventa? Tesla Motors, da poco, questa è l'immagine a conferenza stampa in cui il CEO ha annunciato l'apertura open source di tutti i brevetti dell'azienda, tranne le batterie. Tesla Motors è diventato leader nella produzione di automobili elettriche, ha dimostrato a tutti come si fanno le auto elettriche fatte bene, con un sistema efficientissimo. Adesso dice: ok, prendete e copiate le mie automobili. Con la differenza che però per far funzionare quel sistema con la stessa efficienza dovrete comprare da me la batteria e diciamo il suo firmware. Quindi modello di business dal produrre automobili divento produttore di batterie, perché ho creato l'ecosistema di progetto che tutti gli altri adotteranno a loro volta e quindi mi compreranno le batterie. Però l'auto diventa open source, il progetto per farsi questo specchietto, per fabbricare tutti i pezzi alla macchina, lo potrete scaricare e fare replicare. Modello open source legato all'hardware, Open Source Ecology, progetto bellissimo, nato a un'idea. Cosa succede in scenario da film post
catastrofe in cui non sappiamo più fare le cose. Saremo in grado di rifare un trattore, una macchina per cuocere i mattoni, saremo in grado di rifare le macchine base per ripartire come collettività dalle cose più semplici. Da questa idea BISLAC è nato una più grande piattaforma di reverse engineering di attrezzature agricole e non solo. Quindi il team di Open Source Ecology parte da un bisogno, dice ok, abbiamo bisogno di un trattore che costa 15.000 euro e non 50 come sono i trattori che compro a mercato. Chiamo loro, in pochi giorni di workshop in cui pago loro per essere venuti a fare questa cosa, si mette insieme un'officina o si usa un'officina già esistente e si crea insieme un prodotto che costa 15 invece che 50. Ed è un trattore, sono tante le attrezzature che loro fanno, il modello, il prodotto è open source, quindi posso andare sul sito, scaricarmi il progetto di questo muletto oppure chiamare loro che mi aiutano a farlo e loro guadagnano nel momento in cui organizzano il workshop. Quindi il progetto è regalato alla comunità, ma ha creato nel frattempo una comunità enorme, e dall'altra parte guadagno quando ti spiego, ti racconto come usare al meglio il mio progetto. C'è chi sta lavorando a tecnologie per l'aerospace, quindi tutta l'elettronica e i componenti necessari all'aerospaziale. Presto forse avremo qualche matto che va nello spazio con il suo missile fatto in casa, con avremo forse una Cape Canaveral open source, quindi le persone, no, le nazioni andranno nello spazio. Il tema di come la manifattura poi approccia tutto questo e lo prende e lo cala nel sistema del fare prodotto, ovviamente io ho riassunto anche qui in un minuto la storia della manifattura in pochi elementi logici, cioè come passiamo nella prima rivoluzione dalla fatica dell'uomo a quella delle macchine, quindi ci poniamo il problema di come smettere di fare quella fatica pazza per creare beni di consumo. Come faccio a soddisfare il bisogno di chi a un certo punto aveva bisogno di qualsiasi cosa, quindi devo farne tanto, e a un certo punto il problema diventa come faccio a fare produzione di massa per ognuno di noi che ha un bisogno diverso, quindi come faccio a produrre per masse di mercati e soprattutto come uso queste stampanti 3D con cui mi martellate la testa, come uso tutta questa tecnologia digitale. Il tema diventa andare alle radici delle cose, quindi capire i paradigmi di servizi, volume, distribuzione, personalizzazione, il come tutte queste cose che abbiamo raccontato prima vanno a interferire e ad aggiungersi e sovrapporsi al tema della manifattura digitale di per sé, che vive di molteplici cose. La manifattura additiva, se dite un ingegnere stampa 3D vi manda a quel paese, no, dovete dirgli manifattura additiva, un sistema per cui deposito in successione un po' di materiale sull'altro per creare un prodotto per addizione, non per sottrazione come avviene con altre tecnologie. Il nanotech, quindi materiali intelligenti di nuova generazione. Il tema della robotica l'abbiamo accennato prima, il tema della realtà virtuale aumentata, come creo mondi, come creo posti in cui genero valore dentro a mondi o come le informazioni possono interagire con la mia esistenza quotidiana, il tema della realtà aumentata e quindi come vado a creare valore su progetti che sono basati semplicemente sul mettere in relazione luoghi e informazioni. IoT, che è la definizione abbreviata di Internet of Things, Internet delle cose. Tutto questo non è nato oggi, è già disponibile da tanto, la differenza è che a un certo punto sono decaduti quei brevetti lì e quindi nel 2005 abbiamo potuto prendere tutti come collettività quella conoscenza chiusa dentro un'azienda che nel frattempo si era giustamente aveva fatto giustamente la propria fortuna e come abilitare un sistema totalmente nuovo per la prototipazione, per la creazione di prodotti per il marketing. Adesso si fa con pochissimi soldi rispetto a quelli che dovevo investire prima, ma soprattutto in termini di tempo, lo sviluppo del packaging per prodotti commerciali con stampanti da poche migliaia di euro. Quindi come risparmio tantissimo. Come faccio anche produzione, questo è Local Motors, un altro team che produce macchine in open source
avendo poi come modello la protezione del carburatore, che è l'unico elemento chiuso su cui guadagnano, ma che quest'anno ha presentato la prima macchina col telaio interamente stampato. Questo qua lo vedete, è rigato perché c'è una stampante che ha stampato tutto il telaio. Quindi hanno preso una tecnologia facile e stupida come il deposito di filamento plastico e ci ha creato una struttura di un'automobile. La Ford sta producendo testate e componenti per alcune serie automobili totalmente in digital manufacturing, quindi totalmente con stampanti 3D, quindi insomma è un modello anche scalabile. Non è vero che per la produzione non funziona, dipende che cosa e qual è il valore aggiunto per la produzione. Se produco un bicchiere che a stamparlo mi costa 20 euro non ha senso se posso trovarlo al mercato a 1 euro, ma se sto parlando di una testata di un motore che costerebbe comunque migliaia di dollari se fuso su uno stampo fatto prima in sabbia, con tutti i livelli di rischio che comporta lavorare con gli stampi di sabbia, invece la vado a stampare in laser sintering, quindi fondendo il metallo con un laser, stampando in 3D il metallo, diciamo, allora c'è il guadagno e anche la possibilità di far contenti i tamarri, perché vado a personalizzare anche il componente più estremo, quindi vado a lavorare sulla personalizzazione di massa, perché ogni pezzo è unico, ma ogni pezzo è personalizzabile. La NASA sta mandando le stampanti 3D nello spazio e sta facendo dei challenge chiedendo ai designer di immaginare i prodotti per la microgravità o la gravità zero, quindi come prendo una tecnologia facile come la stampa 3D e immagino un paradigma e un mercato totalmente nuovo, uno perché le missioni spaziali stanno diventando una realtà e anche presto saranno accessibili a tutti. Virgin sta lavorando su questo, per esempio, e quindi come faccio prodotti direttamente nello spazio. Si immagina che nel 2016 il 30% dei prodotti di consumo saranno potenzialmente totalmente fabbricabili con manifattura digitale, quindi non con sistemi di produzione attuali come l'iniezione, come tutto il mondo dell'industria attuale. Un esempio di come possiamo prendere la stampante 3D e immaginare cosa farci, beh, sono mille cose. Dagli esempi che vi ho fatto vedere vedete che quello che posso creare, se immagino il punto di vista del modello, è un'infinità di applicazioni enormi. Non solo vedo la stampante, vedo che produce oggetti, la risposta del designer è stata bene, cosa creo con la stampante, quindi che forme posso usare e che nuovi pupazzetti mi posso immaginare. Il tema invece è, per chi sta facendo nel design cose interessanti, applicare un tema strategico, quindi dal pezzo finito e le solite boiate che vediamo in giro, insomma, basta fare vasetti, andiamo oltre. Comunque il tema del produrre pezzo finito, al creare sistemi che si basano su questo, perché parlo del nodo, parlo di un elemento abilitante. Pensare ai componenti, pensare a che questa tomaia, per esempio, è interamente stampabile, quindi con un software online io posso immaginare di dare al cliente un pattern con un disegno diverso ogni volta, se ogni volta devo produrre. Quindi il designer diventa quello che progetta la strategia con cui questa tecnologia interagisce con il risultato e l'esperienza dell'utente. Tema di materiali creati con questa tecnologia, diventa una spugna anche se parte da una plastica rigida, con un approccio sistemico. I prodotti sono infiniti, li avrete visti su internet, li conoscete, i campi di applicazione sono tantissimi. La parte interessante, per esempio, è questa, del come andiamo a risolvere un tema di fittings, di parti, di collegamento che connettono pezzi producibili da artigiani normali. Quindi cosa posso trovare sul territorio? Il sistema delle reti di artigiani, e posso aggiungere ovviamente una tecnologia che cambia e risolve una serie di problemi. Per noi questo sta divenendo il tema abilitante della riproduzione di pezzi che banalmente pensiamo, non lo so, a una vite particolare. Quando tu pensi a un prodotto, ci metti dentro delle viti, devi scegliere che vite stai usando, devi pensare che in Argentina forse non la trovi la stessa vite. Come faccio a riprodurre un prodotto dovunque nel mondo se nel mondo non sono distribuite le stesse parti?
con la stampa 3D forse posso immaginare di sostituire questo problema con un progetto di fitting, cioè di parte, di connessione, che risolve a monte il problema. Quindi un tema del design diventa come risolvere problemi di filiera. Corro un po' perché ci stiamo dilungando, mi sto dilungando. Tema di componenti che si aggiungono a oggetti già esistenti, quindi non pensare di fare l'oggetto finito, ma come con questa strategia posso creare un'infinità di prodotti customizzabili legati a un'infrastruttura base, che è quella di questo vasetto di metallo, ma l'accessorio che metto sopra posso crearlo quasi ogni volta con disegni forme rispondendo a esigenze diverse. Un tema di come le strutture, se penso al materiale come una struttura e alla stampante come in grado di fare non solo prodotto finito ma sistemi, vado a immaginare un tessuto, questo diventa un tessuto. Quali sono poi le caratteristiche di questo tessuto, quali sono i potenziali, sono mille, sono molto interessanti. Se questo schema di pensiero della struttura lo elevo a scala architettura, creo architetture stampabili, una mega stampantona che stampa argille o impasti di cemento mi sostituisce completamente il tema della stampistica per il cemento. Questo già si fa, fino a poi immaginare cose che stanno già succedendo. Questo render è di qualche anno fa, ma adesso si fanno elementi finiti di abitazioni costruite così, fino ai nanomateriali con caratteristiche tecnologiche incredibili. Questa è l'esperienza di un workshop che abbiamo fatto prendendo questo paradigma. È un workshop che abbiamo organizzato come Slow D all'Internet Festival, e la domanda a cui va a rispondere è: possiamo creare una filiera di manifattura che va dall'idea chiesta e proposta dai designer online per arrivare a un prodotto finito in un mese, ovviamente già prototipato, quasi pronto per il mercato? La risposta ovviamente era sì. Perché non vogliamo fare figuracce, quindi ci abbiamo pensato e detto sì, è possibile. Quindi Internet Festival, abbiamo creato questa fabbrica pop-up che ha prodotto e realizzato questo nodo strutturale con un progetto molto interessante nato dall'esperienza di workshop con ragazzi di, è stato, sono leccesi, il loro gruppo si chiama Fab in Italy. Hanno creato questo nodo che ha delle caratteristiche meccaniche molto interessanti, a partire da un materiale che di caratteristiche meccaniche non ne ha di interessanti, è molto fragile, subisce l'orientamento delle fibre date dal come sono depositate. Quindi loro hanno risolto bene il problema e dalla call online al prodotto sviluppato nel laboratorio temporaneo si è arrivati in 2 giorni a creare un prodotto che aveva questa parte interessante, non il prodotto finito in sé, ma il nodo come sistema abilitante per una famiglia di tavoli, librerie, supporti di vario genere. Quindi il design che si sposta all'elemento strategico che può generare altro design, perché non immaginiamo solo la forma finita, ma cominciamo a porci il problema di come un designer in una società che crea informazioni si mette a capo di momenti di generazione abilitanti. Quindi io non immagino il prodotto finito, quello se lo immagina la casalinga come meglio crede, io mi immagino il sistema che permette alla casalinga di pensarlo. Quindi il design si sposta in strategia un pelo più sopra e inizia a diventare ispirazione e lancio di idee. Questa presentazione del workshop, si sono portati a casa una stampante 3D, ovviamente uno dei tavoli che abbiamo fatto. Questa invece è l'esperienza di Slow D e di come anche noi, dal cercare di risolvere un problema puntuale, ci è capitato di dover farci un'azienda sopra. Quindi tutto il pippone fatto fino adesso serve per capire meglio il cosa stiamo cercando di fare. Che cos'è questa roba? Beh, la cosa più facile da capire è che è una piattaforma online in cui si incontrano designer, product designer e piccole aziende, e facciamo questa cosa che abbiamo chiamato design a chilometro zero, mutuata sicuramente dall'ortaggio, ma che è vera, è molto vera. L'obiettivo è arrivare a produrre il prodotto di design che prima usciva solo dall'azienda che distribuiva in maniera ordinaria, vicino alle persone. Prodotto di design nel senso più
borioso del termine quando chiedete alle persone, noi abbiamo fatto una ricerca di mercato e abbiamo chiesto alle persone cosa vuol dire design. Ovviamente la percezione era di un oggetto costoso con un'identità estetica ricercata, che è associato a certi negozi che stavano in certe parti della città frequentati da un certo tipo di persone. Quindi la distruzione della dignità professionale del designer, siete dei fighetti. Questa è la percezione del di design. Quando uno usa la parola di design c'è questo offensivo strisciante e discriminante. Quindi ho detto, come facciamo un sistema... C'è anche una roba di moda, sì. Soprattutto quando è design sostenibile, sì, ma la sostenibilità ora è di moda, e quindi tu dici grazie. Di cuore. Sì. No, come replicare quindi il sistema di qualità di una grande azienda in maniera distribuita, facendo partecipare tutti quelli a cui andavamo a scroccare i prototipi, che invece sono il patrimonio di conoscenza sul come si fanno le cose, perché... non dimentichiamoci che la storia del design è nata da piccoli progettisti che hanno incontrato piccole aziende, dopo sono diventati le Foscarini, i marchi conosciuti nel mondo. Il design italiano è nato da questa storia qua, designer che incontravano artigiani. Però il tema è come costruire di nuovo questo sistema scalato, cioè come tutti i designer possono accedere alla produzione e portare al mercato le proprie cose. Così come gli artigiani partecipare a questo sistema, non solo nel momento in cui gli viene chiesto di fare un prototipo o una microserie, ma come fanno a partecipare al valore aggiunto dell'idea. In una società che appunto va a produrre sempre di meno, ma produce sempre più informazioni, chi solo produceva facendo le cose è spesso bistrattato e non coinvolto nel guadagno derivante dalla creazione di quel prodotto, perché non c'è solo l'idea di progetto del designer, ma c'è anche poi come lo si porta in pista, cioè come la tecnologia che possiede un'azienda artigiana mi rende fattibile il mio prodotto. Quindi l'idea era di ristabilire questo problema democratico anche. Come faccio a comunicarlo alla nonna? Beh, la nonna dico, beh, i designer vanno su questo sito, propongono la loro idea, tu puoi andare a comprare il prodotto del designer che verrà fatto da un'azienda vicino a te. Questo è il come io cerco di spiegarlo a mia mamma, che ancora non ha colto del tutto, ma ci stiamo arrivando. Ovviamente la complessità è questa, raccontato in tre parole, come io produco valore, però poi il tema è come io costruisco una interfaccia facile per raccontare una complessità estrema, per questi sono poi i passaggi necessari per riuscire a tenere insieme questo sistema. Il tema diventa creare una piattaforma comune di interscambio peer-to-peer non mediata da qualcuno, perché noi non mediamo questo rapporto, noi creiamo l'infrastruttura per farlo, ma non è mediato, i prodotti non li scegliamo noi, li sceglie la community, o meglio, le aziende scelgono i designer con cui collaborare, aiutati da una community che dice questo ci sembra un po' meglio, questo ci sembra meno interessante. E questo è il tema del peer-to-peer, creare e mettere a loop questo sistema che ogni volta può avvenire sull'acquisto on demand di un prodotto e la produzione on demand, che se poi declino e comincio a coinvolgere non solo un'azienda ma altre aziende del territorio, quindi un sistema di aziende localizzate, quindi produrre profondità di filiera, perché un prodotto non è sempre fatto di un materiale solo, è fatto di più materiali. Come faccio a coinvolgere tante aziende sul territorio che fanno insieme lo stesso prodotto ogni volta on demand? Mi serve una cavolo di piattaforma digitale che risolve un po' di problemi, quindi il problema era questo. Come faccio a portare i Fab Lab, questi posti bellissimi dove si fanno cose, da posti in cui si prototipa a posti in cui si produce? Stiamo lavorando con i Fab Lab per dargli un'evoluzione verso il diventare veramente un peer di produzione, oppure un posto in cui gli artigiani tradizionali incontrano le tecnologie digital manufacturing, dove un prodotto come quello uscito dal workshop può essere fatto, cioè mettendo insieme lo smanettone con la stampante, che magari è un bravo ingegnere che ha applicato la sua elevatissima conoscenza su tecnologie alla portata di noi umani, ma le mettiamo a confronto con poi la cultura del fare legata a tecnologie molto più vecchie, che però normalmente vanno
bisogna riuscire a salvare anche solo perché hanno degli elementi strategici. Se voi c'è un progetto molto bello di un repository di tutte le tecniche di lavorazione dei materiali tradizionali del Mediterraneo, è a Cagliari, questo progetto di ricerca, scusate, mi ricordo il nome. Se tu vai a vedere come si lavorano i legni nelle montagne del Marocco, impari delle cose incredibili e dici: vabbè, cavolo, se applicato alla plastica lo stesso tipo, lo stesso pattern strategico, lo posso applicare a un altro materiale ancora, appunto alla plastica, e ricavare dei semilavorati incredibili, imparando da una tecnica vecchia. Quindi anche qui, come se fosse un modello di business, la strategia di lavoro di un materiale lo applico a un materiale diverso e vengono fuori cose nuove. Quindi il tema di travasare gli schemi di conoscenza diventa la cosa fondamentale. Detto questo, come funziona, qual è il meccanismo di funzionamento? C'è un'idea, posso decidere, posso capire se questa idea è chiusa o è aperta. Presto avremo anche lo strumento per gestire la parte di co-design collettiva, ma sostanzialmente butto la mia idea dentro una comunità chiusa di designer e aziende, non quelle cose un po' così marchettare in cui gli amici di Facebook del designer devono fare un like per decidere se questo prodotto ha senso o no. Quindi c'è solo una relazione fra tecnici del settore che danno una valutazione, il concetto di peer review dei paper scientifici poi alla fine, quindi collettivamente. Ovviamente con un approccio etico e costruttivo si dice: questo prodotto ha bisogno di un miglioramento, questo ha un problema strategico, soprattutto questo, guarda, che è uguale a quello di questa azienda. Quindi non incorriamo in un problema di copyright di un prodotto già esistente. Non è facile sapere quanti tavoli, quante sedie ci sono in giro, che qualcuno sta proponendo un'idea esattamente uguale, inconsapevolmente magari, uguale a un prodotto già esistente, magari depositato. Quindi il tema di mettere tanti occhi intorno a un progetto è molto efficace. Le aziende si candidano per adottare il progetto, quindi per fare il prototipo gratuitamente per il designer, acquisendo però il valore, il diritto di guadagnare una fettina di royalty, comunque di partecipare al risultato del prodotto insieme al designer. Quindi subito l'azienda risolve il problema al designer del costo del prototipo, ma non ha qualcuno che fa il prototipo a scrocco e poi sparisce. Partecipa alla fortuna di questo prodotto, quindi è qui l'incontro di cui parlavamo. Si fa il prototipo, si sviluppano i materiali di progetto, perché il tema del transfer tecnologico è avere un posto dove ci sono questi prodotti che poi posso scaricare come file digitali, come azienda licenziataria, e dall'altra parte del mondo produrre lo stesso pezzo. A quel punto il prodotto diventa una cosa materiale immateriale, un prodotto fisico che viene venduto. In principio, ma è più as a service, cioè una cosa che ci deve essere, ma sulla quale siamo impegnatissimi. I nostri e-commerce, quindi tutti i prodotti vanno sui nostri e-commerce, c'è un link in cui si può andare, si può acquistare questa roba, ma soprattutto i distributori. I prodotti creati sulla piattaforma di Slodee saranno disponibili a fine dell'anno a una serie di distributori, da Love Design a Monoki a vari portali di distribuzione, come piattaforma di innovazione, dove loro dicono: va bene, mi piace questo prodotto, lo voglio distribuire. Quindi in un attimo il designer che ha sviluppato con l'artigiano nelle montagne della Val di Sole può vedere il proprio prodotto distribuito a Londra con la stessa efficacia di un grande brand, e soprattutto col vantaggio che la parte di sviluppo della filiera è fatta tutta dalla piattaforma. Una volta sviluppato il prototipo con questa azienda, tutto questo pipeline porta il prodotto ad essere distribuito in automatico, perché questi distributori poi hanno a che fare con una piattaforma a parte, con questi artigiani che fanno i prodotti per loro, sempre localmente. Quindi poi avrò un artigiano vicino al magazzino logistico di Monoki che fabbrica il prodotto. Dall'altra parte però c'è la parte immateriale, dicevamo il progetto, il valore aggiunto, il progetto ha una vita, perché da un lato le aziende, per diventare produttrici di questo oggetto, devono acquisire una licenza. Sono
su base annuale, ma con pochissime centinaia di euro possono diventare licenziatari, cioè sapere come si fabbrica anche un prodotto. Quindi per loro è innovazione a un costo accessibile, senza fare solo, come dire, contest in cui i designer buttano idee per strada e le aziende con 3 lire fanno i prodotti, ma creare una piattaforma in cui il progetto del designer è riconosciuto e dove le aziende che aiutano i designer hanno una valorizzazione. È l'una, sì. Ma io spengo, poi continuo, no?